allora diciamo di tasca e torna al dottor Maglietta. Grazie e scusate, ma purtroppo oggi venire da Roma non era cosa facile, hanno chiuso l'aeroporto di Fiumicino per un incendio notturno, quindi sono andato con una pallina di ping pong fino alla stazione dove sono riuscito a prendere un treno, quindi mi scuso per il ritardo e... oppure diciamo per il tempismo con cui sono arrivato. Allora io volevo fare una riflessione con voi in questo contesto che poi richiama Expo e volevo fare una piccola premessa su Expo 2015, consentitemelo. Io devo dire che ci sono stato sabato scorso e ho la sensazione che il racconto che mi viene fatto non rende merito alle cose che è possibile vedere. Io non so quale sia stata l'esperienza di altri, devo dire che io l'ho visto e sabato è stata una grande festa di popolo in Expo, c'era tanta gente, le file sono state gestite bene e poi è una piattaforma veramente bella da vedere, e poi c'è anche molto da capire, da conoscere, quindi sono contento di essere qui in un evento nell'ambito di Expo e devo dire inviterei tutti un po' ad andarlo a vedere indipendentemente dalle cose che si sentono e che si dicono, vedrete che la partecipazione diretta vi lascerà anche sorpresi, fermo restando che poi c'è libertà di opinione, quindi ognuno può avere il punto di vista che vuole, però devo dire che soprattutto chi ha figli, chi ha voglia di capire, è un'occasione veramente importante per vedere il mondo. Quindi sono contento di questo evento così prestigioso nell'ambito della cornice Expo. Io voglio fare un ragionamento in 5 punti. Voi considerate che non sarò lunghissimo, sarà un intervento abbastanza sintetico, comunque con qualche numero ma non tantissimo, però io credo che sia importante fare un ragionamento che parte dal tema della crisi e l'impatto che ha avuto sulle famiglie, che cosa è cambiato nel nostro modo di fare, di consumare in questi anni, che cosa è cambiato nella fenomenologia dei comportamenti alimentari, delle abitudini alimentari, e poi arriviamo ad aspetti che sono un po' più prospettivi, di prospettiva, cioè sostanzialmente come si può oggi avere un rapporto con il cibo che non è patologico e che non è negativo e che ha positivi impatti sulla vita sociale, sulla vita di tutti noi, e infine soprattutto in relazione a un tema chiave anche dell'Expo, che è quello delle diseguaglianze che poi vedrete anche rispetto al cibo. Partiamo con il tema della crisi. Allora, questa è una crisi che possiamo definire dura e perfida. Dura perché i numeri sono importanti, voi vedete il reddito disponibile lordo delle famiglie è calato del 10% nel periodo di crisi, i consumi dell'8%, addirittura il risparmio del 26%, sono numeri molto alti, sono numeri consistenti, però sono numeri macro, noi vogliamo vederli nel contesto della vita degli italiani, delle famiglie italiane. È una crisi perfida perché è una crisi che dura a lungo, forse adesso stiamo vedendo la fase di post-crisi, qualcuno dice che già siamo nel post-crisi, qualcuno non ci crede fino in fondo, però siamo sicuramente in una fase che ormai è durata dal settembre 2007. Perché è perfida? Perché naturalmente durando nel tempo ha eroso il modo in cui ciascuno di noi ha cercato di difendersi. Che cosa è cambiato concretamente nella vita delle persone? Beh, innanzitutto quello che abbiamo detto, la riduzione dei redditi, della disponibilità di reddito nelle famiglie e soprattutto che non ci sono aspettative di incrementi consistenti per il futuro. Cioè che tu sia un lavoratore dipendente o hai un'attività autonoma o commerciale, non credi che in futuro avrai molte più risorse di adesso. C'è stato un cambiamento, su questo ci torneremo negli stili di vita, cioè siamo diventati più sobri, non siamo usciti da una fase di consumismo tra virgolette estremo, di centralità assoluta del di più nei consumi, su questo ci torneremo perché è un aspetto particolarmente significativo, e poi siamo alle prese con spese inaspettate, cioè noi oggi nella crisi ci
troviamo con dei redditi decrescenti ad affrontare spese, cito per tutte le spese per la salute, 27 miliardi di euro annui, oppure le famose bollette o le cartelle Equitalia, cioè delle spese inaspettate che premono su redditi decrescenti. Che cosa abbiamo fatto nel rapporto con i consumi? Beh, noi abbiamo sostanzialmente ridotto i consumi, questo è un dato di fatto, i consumi sono scesi a livelli degli anni 90, alcuni dicono anni 80, ma in realtà che cosa è stata questa riduzione dei consumi? Il 48% delle famiglie, del 60% che ha tagliato i consumi, dice io ho eliminato sprechi. Se noi ci pensiamo, tra carrello, tavola e dispensa, noi siamo un paese che ha uno spreco alimentare ancora oggi elevato e nel passato noi siamo stati presi da questa spirale consumistica. Allora è vero che nella crisi, non per elogiare la crisi, vedrete che ci mancherebbe, però siamo stati costretti a ripensare il modo di, diciamo, le nostre abitudini alimentari e siamo stati capaci di tagliare sprechi, eccessi, acquisti che venivano fatti e che poi non finivano in tavola o diciamo nello stomaco dei membri della famiglia, ma finivano direttamente nel cestino dei rifiuti. Quindi diciamo elemento fondamentale, c'è stata una crisi dura, questa crisi è indubbia, tuttavia ha avviato dei meccanismi di ripensamento dei consumi che è importante analizzare. Allora, quali sono i nuovi criteri di scelta nei consumi? Voi vedete che negli anni di crisi, cioè in 5 anni, dal 2009 al 2014, come fattori di scelta dei cibi che si acquistano, sono cresciuti la ricerca della qualità e della genuinità, passato dal 41 al 45%, e i prezzi, cioè la ricerca del prezzo più basso. Naturalmente uno dice, ma questi sono i criteri di fatto contraddittori. In realtà vedete che non è esattamente così. Stiamo cercando un nuovo equilibrio. Che cosa quindi, ripeto, è accaduto? È accaduto che noi abbiamo fondamentalmente cambiato il nostro rapporto coi consumi, cioè li abbiamo ridotti drasticamente e soprattutto siamo usciti in via definitiva da una fase in cui di più è meglio. È stato così, diciamo, la logica del consumatore, la logica di un paese che è uscito dalla povertà atavica e ha scoperto il consumo, è stato fino all'inizio degli anni 2000 e direi anche fino al prima della crisi l'idea che devo comunque avere sempre di più per quanto riguarda i diversi tipi di consumi, dall'alimentazione all'abbigliamento ai telefonini, l'ultimo aspetto. Qual è il punto? Questo cambiamento non è legato al fatto che si è ridotto il reddito alla crisi, è qualcosa che è destinato a rimanere e la parola chiave del nuovo contesto è sobrietà. Sobrietà intesa come una ricerca di consumi che non è di tipo compulsivo, devo correre dietro necessariamente all'ultimissimo modello telefonico e di cellulare, che è una cosa per esempio tra gli adolescenti molto forte, che riescono per fortuna a trasmettere meno ai genitori. Fino alla fase precedente alla crisi c'era un tasso di ricambio dei cellulari altissimo, oggi questo meccanismo si è parzialmente rallentato e questo meccanismo è rallentato soprattutto in tanti altri filoni del consumo. Quindi noi siamo di fronte ad un cambiamento radicale. Allora, quali sono le traiettorie sociali del rapporto col consumo? Abbiamo detto che i redditi non aumenteranno in maniera significativa e noi soprattutto non ci crediamo. Allora ci sarà l'obbligo di fare una selezione tra i consumi e nel fare questa selezione abbiamo detto che i due approcci fondamentali sono da un lato il low cost, cioè sono pronto a cercare il prezzo più basso. Abbiamo iniziato a farlo per i voli aerei, poi questo meccanismo lo abbiamo trasferito fin dentro la spesa quotidiana, pensate al successo degli hard discount. Dall'altro canto però noi siamo pronti a fare un'operazione che chiamiamo discernimento per la qualità, cioè in relazione ad alcuni beni o servizi a cui teniamo particolarmente siamo disposti a mettere qualche soldo in più. Quindi vedete che c'è questa doppia dinamica sul piano sociale che da un punto di vista delle singole famiglie possono coesistere. Io posso spendere, puntare a prendere il prezzo più basso
basso per certi beni, questo mi consente di salvaguardare un po' di soldi e magari su altri che io reputo particolarmente importanti ci metto qualche soldo in più. Naturalmente questo non è privo di conseguenze dal punto di vista dei mercati e dal punto di vista dei soggetti, non ultimo le associazioni dei consumatori, perché che cosa accade? Laddove c'è la caccia a basso prezzo nascono una serie di rischi. Il primo e fondamentale è che le persone che acquistano a prezzo basso qualche cosa si abituano, danno una minore attenzione alla qualità, al contenuto, alla sicurezza dei beni, cioè dicono vabbè, l'ho pagato poco, se poi non funziona vabbè non fa niente, l'ho pagato talmente poco. Quante volte abbiamo ragionato in questo modo? Quindi c'è il rischio che in alcuni mercati si crei un equilibrio a un livello prezzo-qualità più basso, cioè che dopo anni di crescita del consumatore, della consapevolezza del consumatore, che anche grazie al lavoro dell'associazione dei consumatori nasca una sorta di rassegnazione del consumatore per certi beni e servizi, perché dice lì lo prendo al minor prezzo possibile, se funziona bene, se no non fa niente. Oppure c'è un meccanismo opposto, cioè che noi abbiamo verificato per esempio nei reclami post vendita, cioè tu ti trovi di fronte a prodotti e servizi che non sono quelli che ti hanno detto, quello che ti aspettavi, non te la lasci passare e vai, e lì si sviluppa una micro conflittualità che naturalmente dal punto di vista dell'associazione dei consumatori pone dei problemi particolari. Per quanto riguarda l'altra traiettoria, cioè quella del discernimento della qualità, cioè della corsa a cercare prodotti su cui metto qualche soldo in più per avere una qualità maggiore, ci sono dei problemi, dei rischi. Il primo è in che misura noi abbiamo competenze e informazioni per fare le scelte giuste, cioè riuscire a valutare la qualità di beni e servizi non è una cosa così semplice, abbiamo bisogno di informazioni e forse anche di qualcuno che ci aiuti. Molti mercati non sono abbastanza intelligibili, cioè abbastanza comprensibili, e diciamola tutta, probabilmente anche il quadro normativo e regolatorio non aiuta fino in fondo il consumatore ad avere esattamente quello che cerca in termini di qualità. Quindi qui siamo di fronte a un cambiamento profondo del modo di fare la spesa, del modo di gestire i nostri prodotti, i nostri acquisti, la matrice degli acquisti. Vediamolo da un punto di vista dei comportamenti alimentari, cioè da un punto di vista del grande tema di Expo, che è nutrire il pianeta. Quindi è vero che stiamo sul terreno della nutrizione, dei grandi temi, e ci torneremo, però non è vero che il tema dell'alimentazione anche nei paesi come il nostro non è oggetto della questione, perché vedrete che esiste un collegamento globale tra come noi consumiamo e come si determina anche la distribuzione del reddito e della ricchezza a livello mondiale. Che cosa è accaduto, l'ho già anticipato, nei comportamenti alimentari? Tutto sommato noi abbiamo redditi più bassi, non vogliamo più fare troppi sprechi, allora qual è la logica? Noi l'abbiamo riassunto in uno slogan, in una formula: mangiare meno, mangiare meglio, che è un po' l'idea del spendere meno ma spendere meglio, è questa la logica. Allora, se voi vedete i comportamenti degli italiani negli ultimi anni sul tema delle abitudini alimentari, ci sono dei cambiamenti fondamentali. C'è un ritorno di attenzione per tutto quello che riguarda il cucinare. Noi pensavamo che il cucinare fosse un'attività del passato, negli appartamenti hanno cominciato a togliere la cucina, a fare l'angolo cottura, e poi dopo abbiamo scoperto che invece cucinare è una cosa fondamentale, una cosa importante, e vi darò dei numeri. Abbiamo ricominciato a fare prodotti in casa, un'altra cosa che io ricordo, mia nonna faceva il passato di pomodoro, che per noi era un incubo. Oggi io ho nipoti di 20-22 anni che non so come hanno scoperto il piacere di fare il pane in casa, per carità, con tutta la nuova strumentazione, però è un ritorno importante. C'è il riciclo degli avanzi, tra virgolette avanzi, quello che hai cucinato nei pranzi e le cene precedenti, e portare il cibo a casa. Tutto ciò rinvia al tema della sobrietà del nuovo consumo, che riguarda i comportamenti alimentari. Vi voglio dare solo qualche dato: in Italia 47 milioni di persone cucinano, 23 milioni sempre. Naturalmente è ancora un'attività prettamente in prevalenza femminile e spesso obbligata per la distribuzione dei ruoli, che inutile ci nascondiamo, c'è. Però c'è una crescita del cucinare con
come attività gratificante, come passione, che coinvolge in modo sorprendente uomini, giovani, i cosiddetti millennials e persone assolutamente inaspettate. Quindi c'è un ritorno di attenzione che significa una voglia di sapere. Pensate al successo di trasmissioni televisive, non solo Masterchef, ma tutto quello che riguarda ricette e dintorni. Poi 41 milioni preparano cibi fatti in casa e vi assicuro che c'è di tutto, dallo yogurt al pane, alla passata di pomodoro, eccetera, eccetera. 22 milioni, di cui 9 milioni e 900 utilizzano cibi avanzati o preparati da pasti precedenti, 7 milioni e 400, di cui 2 milioni e 700 si portano il cibo al lavoro da casa, un'altra attività che sembrava scomparsa e che invece è tornata. Perché vi do queste cose? Non solo perché sono dei numeri simpatici che ci raccontano come stiamo cambiando la quotidianità, perché ci dicono il perno nuovo del comportamento rispetto al cibo. Noi, quando eravamo una società contadina e povera, trovare il cibo era al centro della vita delle famiglie. Quando siamo diventati una società benestante, nell'Italia del miracolo economico fino a prima della crisi, in fondo il cibo era diventato meno importante. Noi andavamo soprattutto l'abbigliamento, i viaggi, eccetera, e sul cibo dicevamo sì, mangio sempre di più, mangio la carne, cioè mangio i simboli del fatto che non siamo più poveri. Oggi nella sobrietà torna un'attenzione, una consapevolezza, una maturità, una voglia di capire che è fondamentale, e voi vedrete quanto lo è. Naturalmente in questo contesto, da un punto di vista del consumerismo, è importante la nuova sfida che è quella del web. Cioè, tra i tanti modi con cui proviamo a ridurre il prezzo dei beni, e non è detto che ci riusciamo, ma con cui acquistiamo beni, c'è il web, che è una prateria sconosciuta. Fino a poco tempo fa ci compravamo solo viaggi aerei, scarpe e magari l'aspirapolvere. Oggi invece anche il cibo è arrivato sul web, soprattutto tra i millennials. Come mangiamo noi? Noi abbiamo usato una formula un po' strana, politeismo alimentare. Che significa? Significa che noi non abbiamo nessuna ortodossia alimentare. Nelle nostre diete coesistono il low cost, alcuni beni me li vado a cercare nell'hard discount, dove costa meno, al negozio gestito dagli extracomunitari vicino casa, oppure vado nella grande distribuzione, il cosiddetto trading up. Ci sono dei beni su cui sono disposto a mettere di più. Il prodotto tipico locale, io sono pronto a metterci qualche soldo in più. Il prodotto particolare, che mi dà particolare piacere di più. Poi teniamo insieme prodotti biologici del commercio ecosolidale e, ahimè, il fast food. Soprattutto le famiglie che hanno figli hanno questa tendenza a far coesistere. Mangia biologico alla mensa perché ti fa bene, sì, vabbè, andiamo da McDonald's almeno una volta ogni tanto. E poi noi acquistiamo sia presso la grande distribuzione che, ripeto, fino all'acquisto online. Il tema è come accompagnare verso un rapporto positivo con il cibo. Noi dobbiamo assolutamente far fare un salto di qualità al tema dell'informazione, al tema della disponibilità di conoscenza sul cibo, perché c'è questa voglia di capire, c'è questa voglia di conoscere. Ora qui occorre non imporre l'imperio a prescindere dalla volontà. Noi dobbiamo fare morire alcuni comportamenti che gli italiani già hanno. Il primo: noi facciamo sempre meno acquisti di impulso. Vedrete quanto è aumentato il numero di persone che fa la lista della spesa, cioè medita l'acquisto. E poi c'è il grande tema del momento: la voglia di essere informati su quello che si mangia, la tracciabilità. Io voglio sapere la biografia di quello che mi trovo nel carrello, sullo scaffale, nel carrello, sul piatto e metto nella mia dispensa. E quindi c'è un'attenzione a tutta la filiera, che va dalle materie prime fino alla produzione. Vi do qualche dato: il 93% dice io faccio la nota della spesa, cioè faccio acquisti meditati, il 49% lo fa sempre. 10 anni fa i numeri erano molto più bassi, quindi c'è questa tendenza a ragionare su quello che devo acquistare. Ma ecco il grande tema, quello che veramente cambia il modo di consumare: il valore della tracciabilità. Che cosa significa? Io voglio sapere la comunità, il modo, le persone, le tecnologie, tutto quello che racconta della produzione di un bene che mi ritrovo ad acquistare. Ma perché questo? Perché noi siamo le generazioni spaventate dalla mobilità
mucca pazza, da tutte le epidemie successive, vogliamo genuinità, sicurezza e qualità. Per avere questo voglio sapere quel prodotto come è stato fatto, voglio anche sapere se quel prodotto nel farlo sono stati sfruttati in modo bestiale, anomalo, persone, se comida e contesti ambientali sono stati rovinati. Ora, questa voglia di tracciabilità non è solo italiana, è una grande onda globale. Anche nelle punte più avanzate della globalità, New York, Parigi, eccetera, c'è voglia di avere la biografia dei prodotti che ti trovi a mangiare, perché c'è paura e perché si vuole qualità. Quindi, su questo, naturalmente, noi italiani stiamo più avanti, perché noi abbiamo una tipicità dei prodotti che ne consente una maggiore riconoscibilità, e la tracciabilità per noi è più facile di quanto possa essere per le agricolture di altri paesi. Quindi fissiamo questo punto e poi vado verso la conclusione. Noi oggi abbiamo una domanda dei consumatori che va sul piano alimentare verso una richiesta di qualità, di sicurezza e di genuinità. È una domanda che si esprime in comportamenti quotidiani, nelle abitudini di spesa e nel modo di cucinare e di mangiare. È su questa che noi dobbiamo fare leva. Perché dobbiamo fare leva? Innanzitutto perché è una domanda assorbibile, cioè è gente che vuole spendere in quella direzione. Secondo, perché ci migliora la qualità della vita, ma c'è una dimensione sociale che nel contesto di Expo non si può non considerare. Noi siamo il paese delle grandi disuguaglianze. Vi do un dato abbastanza eclatante: le 10 famiglie più ricche d'Italia hanno un patrimonio pari a quello di 500.000 famiglie operarie. Naturalmente questo è un numero esclusivo, eclatante. In realtà noi siamo un paese delle disuguaglianze perché nella crisi chi meno aveva più ha perso, cioè i redditi più bassi hanno perso reddito reale in proporzione maggiore dei redditi più alti. Quindi siamo una società profondamente disuguale italiana e profondamente disuguale a livello mondiale. Qual è il punto? Che queste disuguaglianze oggi non sono solo di reddito, riguardano la salute, riguardano l'accesso alla salute e riguardano anche il cibo. Voi considerate che il 14% degli italiani non riesce a permettersi un pasto adeguato dal punto di vista della nutrizione una volta ogni 2 giorni. Questi sono dati ISTAT, quindi non dati Censis, dati ufficiali. C'è un consumo patologico di cibo. 9,7% di bambini di 8-9 anni è obeso, oltre il 10% delle persone, per non parlare di quelli di sovrappeso. A livello globale, noi siamo le generazioni in cui coesiste l'obesità nei paesi più avanzati e la morte per fame nei paesi più poveri. Per non farci mancare nulla, nel mezzo abbiamo paesi che non hanno un alto livello di sviluppo, dove le famiglie che hanno meno reddito tendono a comprare il cibo immondizia, il cosiddetto junk food. Quindi noi abbiamo anche lì la coesistenza di povertà e obesità. E l'ultimo punto, ed è importante, prima dell'ultima slide in cui dico il finale, noi abbiamo un rischio vero che è di finanziarizzazione dei mercati alimentari. Cioè, voi considerate due fenomeni di cui pochissimo si parla, ma che potranno condizionare la nostra vita, la nostra vita a tavola e la nostra vita in generale nel futuro. Il primo è il cosiddetto land grabbing, l'acquisto di terreni in Africa dai cinesi ad altri soggetti che condizioneranno il modo di fare produzione, e l'altro è l'arrivo dei fondi finanziari che acquistano società che operano nei mercati alimentari e quindi condizionano la dinamica del mercato e dell'offerta. Voi considerate che se noi siamo in crisi è anche perché è stata data via libera ai soggetti finanziari che hanno operato con la loro logica e ci siamo ritrovati come ci siamo ritrovati. Oggi il rischio è forte per i mercati alimentari. Come, quale alternativa si può pensare a questo? Ed è il finale. Torniamo sulle dinamiche reali, non su grandi costruzioni. Allora, i consumatori consapevoli che vogliono tracciabilità, che vogliono qualità e che quindi vogliono dei prodotti tipici che vengono creati senza danni per l'ambiente e senza danni per i lavoratori, questo tipo di soggetto non è un soggetto neutrale, è qualcuno che fa una certa richiesta di prodotti
cioè di prodotti che devono essere creati in un certo modo, e quel modo impatta sulla vita delle persone e dei territori in cui vengono prodotti. Cioè, quando noi facciamo i nostri acquisti e difendiamo e agiamo sulla base dei criteri che abbiamo detto, la qualità, l'agibilità, l'eticità dei prodotti, l'eticità sociale e ambientale, noi non facciamo un atto neutrale. Noi, quando diventiamo tanti, spostiamo una richiesta, domanda solvibile, cioè i soldi, verso produzioni che hanno un impatto sociale positivo. Sicuramente hanno un impatto sociale migliore di quello che può nascere dai mercati finanziarizzati o gestiti da grandi fondi, il cui obiettivo è ovviamente, legittimamente, la massimizzazione del rendimento dell'investimento effettuato. Naturalmente questo apre una grande sfida anche nel mondo delle associazioni dei consumatori, perché noi andiamo verso una situazione in cui o la domanda dei cittadini viene aiutata ad orientarsi dove sta andando spontaneamente, verso la tracciabilità e verso prodotti a basso impatto ambientale, a positivo impatto sociale, oppure sarà inevitabile una patologica dinamica crescente degli aspetti più negativi che noi abbiamo visti, che sono quelli poi sul piano sociale delle disuguaglianze e sul piano dei consumi, di consumi o di bassa qualità oppure di consumi che sicuramente non migliorano la qualità della vita delle persone. Grazie.